Buonasera, già Seiaci, Brusim e Ronin, ritornato in chat, mi segnala Twitch e anche Omoragno. Seiaci chiede, ma Earth 3 quando esce a mezzanotte in teoria? L'obiettivo è quello di arrivarci vivi, non è così scontato, visto che io stanotte ho dormito 4 ore scarse e quindi non è detto che ci arriviamo. Diciamo, il piano è finire sto gioco, non dovrebbe mancare molto. E trovare qualcosa da fare fino a mezzanotte, poi accetto suggerimenti. E niente, in compenso però mi sono guardato quel video che segnalavo su Discord, che riconsiglio se vi interessa, che è una sorta di strano documentario su James Rolfe di Angry Video Game Nerd, di un canale che fa dei video molto, molto belli, molto curati in genere. Secondo i miei standard 4 ore di sonno è come se avessi una persona normale ne facesse 10. Beh, beata te, no? Io se non dormo almeno 7-8 ore la soffro, soprattutto come ora che non sono più un giovinotto. Però stanotte, a me quando viene il caldo, quando comincia a venire il caldo vero, per i primi 2-3 giorni lo soffro proprio, No, stavo facendo una cazzata, no. 35. Allora, se non ricordo male, avevamo appena ottenuto il floppino con il quale potevamo andare nella stanza delle cripta del dungeon dove otterrete probabilmente l'acido. Acido che non sono ancora convinto di capire cosa farci. So che però abbiamo bisogno di una roba, di una batteria da una delle sirene del parco acquatico che dobbiamo usare per far esplodere la testa della fata nel teatro. Perché all'interno della testa della fata c'è la chiave d'oro che apre l'ufficio del tizio che stiamo cercando. Buonasera, devo guardarlo che sono cosa. Come ne esce Roll? È difficile da dirti. Ne esce in maniera molto onesta, secondo me. Però è tutta la costruzione del video che parte da un dettaglio particolare di un video di James Rolfe, su cui questo invece content creator che fa questo video si è fissato. E da lì ne imbastisce un video pure surreale per certi versi. È interessante, molto interessante. Io non dormo mai, stanotte sarà anche peggio perché qui non tira neanche un po' di vento e fa un caldo bello. Ok, ma quello che non capisco io, quello che voglio capire io, dormi 4 ore ma alla fine sei fresco oppure dormi 4 ore e sei una chiaga? Che in quel caso sei uguale a me. Sei messo come me, fondamentalmente. La sempre inquietante che sfoggia un po'? No. Non c'entrava niente, non c'è niente di nessun dettaglio, diciamo, fisico. Allora, dove cazzo siamo qua? Siamo al parco acquatico. Io devo andare al dungeon, quindi devo uscire da qua. Porta, poi dritti. Ah, poi ci serve pure una cacchio di batteria. In effetti, ci serviva. Per far accendere, per attivare il pinguino all'ingresso lì. C'è ancora due o tre cose un po' vaghe. Buonasera Delta, buonasera. Vabbè, credo che lui sia, capito, si noti perché tiene il personaggio del nerd bene. E quindi si nota di più. Fuori dal personaggio non penso che si noti troppissimo. Sto posto sta peggiorando a vista d'occhio. Era qua? Sì. Merda. Ho preso un sacco di danni per non fa niente però, porca miseria. Come se ci si curava in sto gioco? Così. Vabbè. Ma che schifo, scoppiano pure sti cosi. Sti cosi non si muovevano prima però. Maledetti. Allora, qua in teoria possiamo usare il computer. Eh?
Com'è? Gambe, braccia, teste, occhi. Dobbiamo leggere cosa c'è nella... La sirena. Ma in che ordine stanno però? Sirena, lupo cattivo. Ciclope, quindi un solo occhio. Immagino. Serpente. Ok, ma in che ordine? Non sarà perché lui, ma come forma? Ancora abbondanza di pigliatore lati e dietro, ma sale molto sulla fronte. La gente stempia male, capita, eh. Dipende se le ore sono continue o staccate. Se sono continue sto fresco come una roba, vedi, io quello no. Abbiamo già letta questa. Gambe zero, se il la sirena. Braccia, teste, occhi uno, il ciclope, secondo me. Teste e braccia. Qual erano gli altri, lupo cattivo? Qual era l'altro? Questo è il ciclope. Però non capisco l'ordine, se c'è un ordine. Serpente. Serpente? Serpente ci avrà una testa, che te devo dire? Due braccia? Non mi è chiaro lo scopo di questo indizio. Che 0012 però, scusami, in che ordine, scusami? Cioè, da cosa hai dedotto l'ordine delle celle? Buonasera, Luis. Perché se la prima è la sirena, a gambe va a zero, no? Siamo d'accordo. Se poi andiamo in senso orario, quello non capisco. In senso orario poi viene il lupo. Quindi il ciclope. Il ciclope. E non mi trovo però, che poi a quel punto sarebbe due qua. Ok. Ora ho capito. Sai perché mi sono fissato? Mi ero convinto che il ciclope stesse lì per farti mettere uno, no? Un occhio. Invece no, è chiaramente un barbatrucco, ok. Quindi era 0102. 0212. Ok. Allora, qui prendiamo la bottiglina d'acido. Qua dentro ci dobbiamo mettere l'acido, dobbiamo andarlo a prendere sottoterra lì all'ascensore. Qual è la via più veloce per arrivarci? Se io prendo sto coso, vado lì c'è un ascensore. Ma dove mi porta sto ascensore? No, si parla di tutte e quattro le celle, capito? Quello è il punto. Quattro. Ma non mi fa danni davvero sta cosa, è per scena, vero? Cioè ogni cella deve indicare il numero giusto di parte del corpo indicata. Aiuto, ho molta paura. Il dubbio era capire l'ordine delle celle. Ma niente, ma che è diventato un inferno sto posto? È peggiorato drasticamente. Ora però io mi dovrei ricordare dove stracacchio sta la stanza dell'acido.
lì c'è Gaspar, eccoli, Acid Tank, quindi uscendo da qui devo andare a destra, prendere il traghetto, diciamo il trenino, e poi non la prima ma la seconda stanza laterale. Devo solo sgusciare in mezzo a 70 nemici probabilmente. Allora, non questa. C'era già la stanza, mi sono perso. Qua? Sì. Quindi non questa, la prossima. Sì. Siamo all'angolo, giriamo adesso quella a destra. Qua dovrebbe starci. Evitiamo la gru. Qua ci dovrebbe essere l'acido. Ecco. Ok, adesso siamo al punto di prima. Io non so che farci con sta cosa. Ora qui abbiamo un problema. Devo tornare a una safe room e leggere gli indizi. E lì c'è il tubo del gas. Il tubo del gas che mi fa, che mi serve. Sono abbastanza sicuro che lì al centro ci arriviamo dalla scala del pinguino all'ingresso. Costacelo, che ci dovevo fare io. Non vi chiedo se ve lo ricordate qualcuno di voi, perché già so già che non voi ricordate. Il teatro, mi segna il teatro. Ma io che posso squagliare la testa alla cosa con l'acido, che è orribile a dirsi, perdonatemi, è un oggetto di scena. Le sirene, non ho capito sta cosa delle sirene. Allora, dobbiamo tornare al piano di sopra. C'è un ascensore qui? No. Un ascensore tornando di qua. Sono nelle back room qua. Allora, ok, non è manco male come situazione. Io voglio capire chi è che va a montare i lampadari qua mentre io non ci sto. C'è qualcuno, c'è il contrario della provoco, quella della vernice gialla, questa che va in giro a piantare trappoloni appesi al soffitto, che tu li fai cascare e li trovi di nuovo lì. Sto cercando di capire sta cosa delle sirene, se c'è qualcosa qua. Allora, qui ci sarà la morte, immagino. Ma... ah, ma io devo uscire dall'altro lato, ho sbagliato completamente. Non lo dicevo Delta, che magari ha visto mentre giocavo io, Magari era uscita sta cosa dell'acido. Di fronte all'ascensore, quindi è di qua, cioè affianca all'ascensore, voglio dire. Ok, qua c'è la lounge, possiamo salvare. Qua dovrebbe essere moderatamente facile arrivare, devo andare dritto fondamentalmente, salto.
che cazzo! Puoi evitare i nemici in sto gioco, è impossibile. Siete un pochino troppi però, eh. Magari gli puoi far cascare il coso in testa, sono sicuro, ma sparare non è la cosa più semplice del mondo in sto gioco. Non posso fare niente, sono abbastanza convinto. Qua mi serve la batteria perché c'è la fontanella dell'acqua lì. Vedi? Tu giri quella, gli metti la batteria in testa che esplode con... Quindi devo capire sta roba delle fatele... Allora, sono stato un cretino però, sono entrato nella sala... Nella stanza sicura e non ho letto i documenti, mannaggia pupazza. Torniamo indietro. Ma mica dove cercare il fidanzato? Ah, all'inizio del gioco dice. Era quello l'obiettivo. Non mi pare fosse quello l'obiettivo. Non credo, però. L'ho rimosso il vero obiettivo. Vabbè, ma siamo qua, dobbiamo risolvere. In realtà stiamo cercando il padre. Il padrone della baracca qua. L'altro mostro sarà in mezzo ai coglioni qua. Ma se ci riusciamo a fare sta cosa figa. Almeno si è reso utile il coso lì, il lampadaro. Allora fammi leggere un po'. Qual è mo? Ho ripetuto anche quando abbiamo trovato il tipo sulla bicicletta. Non sono convinto che però non fosse una balla per non far capire chi era, però dirò, l'ho perso proprio questa cosa. Non è questo, è l'altro, è il registro. Allora. Ah no, ma la sirena era quella dell'acido, la sirena era la gabbia, non c'era le cose. E ce l'abbiamo, il caricabatterie. Attenzione, cioè si è aperta pure la cripta in teoria, mo. C'era quella cella di Ofelia lì che era chiusa. Possiamo andare a vedere lì dentro. Abbiamo fatto questo. Can someone from maintenance... Questa parte qua non ho capito qual è sta porta del Ocean Kingdom Storage Room. No, Seven Seas Mermaid, eccolo qua. Usano la stessa batteria del corvo gigante. Quindi è il contrario? Devo prendere una batteria al corvo? Caricarla e poi andare a far rompere la testa alla fata lì? A sto punto è l'unica cosa che mi viene in mente. Però secondo l'ordine che dice lui, dice sto messaggio, io dopo aver trovato la bottiglia d'acido dovrei poter prendere la chiave d'oro. Non mi sembra però in ordine, perché non mi ha fatto usare l'acido vicino alla testa della tizia lì. Proviamo ad andare a vedere prima che c'è nella cripta lì. Dopodiché torniamo dal pinguino, vediamo se il pinguino ci dà la mano. Un po' laborioso sta parte finale di sto gioco.
è un pochino laboriosa. Allora, per andare al dungeon dobbiamo andare di là. Dobbiamo salire di qua. No. Buonasera Giovanni, buonasera. Ma questo è un vero medikit? Eh? No, ovviamente. L'avevano detto che c'erano i trappoloni, me lo sono pure ricordato, ma non abbastanza in fretta. Ristorante. Come tornavo dall'altra parte, da qua, sì. Allora, qua c'è il pinguino, cerchiamo di capire un attimo una cosa, perché ho già fatto sta cosa. Siete un pochino troppi qua però, figli miei, proviamo a sparare al barile qua, vediamo se... Arrivano? E che perdono l'aggro presto, che è un bene, però. Non sembrano molto. Come dire. E che palle, però! E qualche altra cosa! C'è un po' troppa gente però. Non ho manco visto se è morto qualcuno. A te ti faccio esplodere se ci riusciamo o non ci riusciamo. E certo! E non è morto nessuno. Capisco i combattimenti nei survival horror classici dove erano scomodi, ma no, cussino poco troppo, però. Un pochino troppo. Figlio mio bello. No, il ristorante era di qua. Il distributore, non ci fa niente con il distributore, eh. Il distributore di che soprattutto? Perché sono troppi, capito? Sono decisamente troppi questi nemici. Poi c'ho pure trappole, cioè ma chi cacchio è che mette queste trappole qua? Mentre uno non vede, scusatemi. Ovviamente troppo poco per morire. No, ti dà, è rarissimo che esca qualcosa di buono dal distributore. È estremamente raro. 9 su 10 non esce niente. Ok, ora mi fate guardare sto cazzo di pinguino di merda. Bel lancio. No, bel lancio, cara mia. Veramente eccezionale.
Niente, è impossibile mirare questo gioco, è proprio impossibile. No. Forza, ripeto. Ancora campi, ma è possibile? Facciamo così, che te devo dire? Questo è scarico, non lo posso far muore. Mi serve prima la batteria, è evidente. Ah, però l'ho girato. E vedi che vuota. Qua ci va la batteria dentro. L'avevo fatta sta cosa. Dove cazzo? Quindi la, dice le sirene del mondo sommerso. Che non so quali sia. Qual è il mondo sommerso? Voi leggete qualcosa del, che si chiama mondo sommerso in sto posto. Mi vorrebbe da pensare dove c'è l'Ocean Kingdom lì. Andiamo a vedere intanto che c'è nella cripta lì. Dove dovrebbe starci della roba. Quello suppone che io mi ricordi mo come si arriva alla cripta. Ah, è qua in fondo. Dovrebbe essersi aperta pure questa, no? Ah no, allora forse aveva ragione Kuma che diceva, cioè il... Devi mettere il numero di arti della cella che vuoi aprire, perché si è aperta solo quella della sirena, no? Avevo capito io, peraltro, cosa intendessi, intanto, scusami. Quindi per far aprire lei che è un umano... Devo mettere tot gambe, tot braccia, tot... Che palle, boh, avanti e indietro bisogna fare. A boh, che comunque quelle le apri direttamente di là. Non mi era chiaro proprio. Ora ha senso. Ora ha senso che non sia indicato un ordine. Quindi mi è andata di culo. Cioè, fondamentalmente l'ho vinta di culo io. Quel. L'ho beccata di culo, vabbè. Va bene lo stesso. Dicevo, io stamattina c'è una stanza a destra appena niente. Sì, quella è una safe room. Quindi se io voglio aprire lupo devo fare quattro zampe, quattro braccia, una testa e due occhi. Non ha funzionato. Quindi hanno immagino che intenda quattro zampe e zero braccia. Ok, giusto. E ovviamente se voglio prendere l'oggettino lì devo rompere la bottiglia, anche se no. Volevi non farmi sprecare una munizione. Ok, apriamo quella del ciclope. Ciclope 2, 2, 1. Buono, c'è un medikit qua. E infine il serpente, giusto? Il serpente 002. Munizione per la pistola. Ok, ora possiamo aprire quella della cripta, che è banalmente 2, 2, 1, 2, ok. In quanto essere umano, quindi usciamo. E mo questo dovrebbe essere aperto. Okay. Una bella donna. È la sirena? È una figura, è una statua di cera, la lascio da sola. C'è un cassetto nel... Ophelia Pike, ok.
Manuale di pronto soccorso. Oh, abbiamo migliorato i medikit con sta cosa. Carina come idea di design, proprio simpatico. Qua andiamo a salvare, mi interessa questo al momento. Ora da qua dobbiamo uscire di nuovo e andare al sottomarino. Devo capire che è sta roba. Cioè, sono quelle stanze lì in basso, lì a sinistra, che non ho ben chiaro cosa siano. Però per arrivare qua più facilmente devo uscire e tornare ad andare di fronte. Sperando che non siano ripoppati tutti i nemici. Là, ho fatto una strage in quella stanza del pinguino lì. Voglio sperare che non siano tornati fuori tutti. Sarebbe un po' un dito nel sedere. Un po' tanto un dito. Ok, al momento non è tornato nessuno. Speriamo che duri. C'è sempre la possibilità di chiedere suggerimenti, eh. Però sapete com'era appena. Allora, di fronte. Ah, perché c'era. Aspetta, forse ho capito. Noi dobbiamo entrare qua dentro, secondo me. E bisogna spegnere il gas in qualche modo. Perché poi dietro di là, dietro c'è quella stanza in cui non siamo mai stati. Credo almeno, Ma sono avvelenato? Sì. Ora dove siamo? Nella cosa esatto. Nella sala di giochi. E al piano di sotto c'era una stanza del gas, c'era il tubo del gas. Io potevo in qualche modo impedire al gas di salire? Che pure in corrispondenza di quella zona lì. Potrebbe avere senso, no? Quindi mo mi serve un ascensore, fondamentalmente. Usciamo da qua e andiamo a destra dritto, evitando i mostri. Ok. E qui c'è l'ascensore. Da qualcosa da dirmi? Dobbiamo chiudere il gas qua, secondo me è l'unica. Ma perfetto proprio. Qualcuno in più. Che ora abbiamo il computer qua. Abbiamo il floppy qua, ecco perché. Chiaro. La pressione totale del gas deve essere esattamente 50. Noi dobbiamo trovare la combinazione che fa 50 con 4 di questi. Così siamo a 15, 26. Ok. Qua stiamo a 30 e qua 20. Era più facile del preso. Il DLC è mezzanotte. Se... Buonasera Luca, non t'ho manco riconosciuto, veramente rincoglionito dalla mancanza dal sonno che non ho avuto.
Avevo letto il tuo messaggio, Carmen Zita, l'avevo registrato, ma non avevo capito che eri tu. Il DLC si sblocca a mezzanotte, sì. Ma penso che reggerò 20 minuti massimo. Però voglio giusto esserci, diciamo. Ok. Ma in tutto ciò, sta cosa veramente non possiamo farci niente con sta grata. Se ci posso, se ci tiro una granata è uno spreco, come hai visto. Ho provato a sparare con la pistola soltanto. Si è mossa però. Vabbè, non spreca altri colpi per sta cosa. Ora dovremmo poter entrare in questo posto della Madonna. Ok, e qui ci saranno le batterie con le sirene, che cazzo. Dove? Dov'è il telefono? Scusate, devo prendere la navetta qua? È dall'altra parte il telefono. Non ci posso andare, figlia mia. Devo prendere il coso qua. Non parte? Qui devo entrare dall'altra stanza. Ma l'altra stanza c'ho la chiave d'oro che non ho. Dai, non può esserci venuto per niente qua. Ci deve stare qualcosa di utile. La chiave d'oro è nella testa della cazzo di fata. Non ho visto niente io, Luis. Non ti pare. Mi sono chiuso nel più assoluto isolamento io. Sempre bella Carla. Qua è chiuso, no? La porta d'oro. Ma dove cazzo devo andare, figlio mio, però? Ho perso subito le idee. Teatro. Mi serve questa fetente di batteria. Non riesco a capire dove stanno queste batterie. Quella roba rossa in alto, forse è quella che non sono mai stato. È lì che non ci sono mai stato? Dove sarebbe? Boh, qua. Ah, è questa che bisogna sfondare, mi sa. Moriamo prima, però. Che palle, oh! Troppi nemici, figli miei, troppi. Che cazzo? Questa la devo colpire con un colpo di pompa o chissà. Lo prendo per un no. Ci vuole tirare la granata. Che già fa? Dice che si, che è fragile e va a fuoco. Devo far esplodere l'estintore, che già fa? E questi non li posso spostare, li potessi spostare questi. Andiamo a salvare prima qua. Mi ha avvelenato di nuovo, vero? No. Punto interrogativo non lo so, è un punto interrogativo pure per me, ci sono andato 70 volte in quella stanza, 70 volte, non c'è niente da fare, non lo so, non... ci devo tornare però.
Proviamo con l'estintore, ma non sono ottimista. Pure finiti i colpi quasi qua, no? Non esplode. Meno che io da qua non si possa accedere alla stessa stanza in qualche modo che non capisco. Il punto interrogativo sarà sto coso qua. Sarà sta cazzo di distributore di bibite che non so bene che ci faccio. Ah, ma puoi scegliere. A che pro però? C'è una combinazione di colori che mi sfugge? C'è un ordine di qualche tipo, non lo conosco, Sto andando a cazzo. E col rosso abbiamo finito. Immagino che mi dirà qualcosa a un certo punto. Ma non capisco nemmeno perché. Non possiamo andare avanti tutta la notte così. C'era questo, diceva la frutta e la mia. Ah, ecco, forse è questo. E come ti riconosco? Una è una fragola, l'altra è un ananas. Poi c'è una roba lime. E poi c'è un per esclusione. Quindi prima quello che non è gli altri tre, poi lime, poi ananas e poi fragola. Ci sarei arrivato mai, cioè non c'è un'altra volta. La fragola è in cima, il lime è quella. Ok, quindi prima questo, poi il lime, poi l'ananas e poi la fragola. E se chiudi un'altra mappa del tesoro nell'armadio di legno della sua. Ah, ok. E ma un po' sti cazzi, credo. Credo sia semplicemente un bonus di oggetti, qualcosa del genere. Me ne frega niente, voglio finire sto gioco della malora. Chiedo il suggerimento dopo, Ce l'ho la torcia, che per fa che? Per rovinare i frutti. Ah, ok, no, ma si capivano più o meno. Questo? Mi sono dimenticato l'indirizzo, beh, il comma, tanto lo leggiamo qua. 8891? Abbiamo raccolte di robe. No, sono andato avanti, mi sono già dimenticato. Se qualcuno se lo ricorda, qualcuno mi recuperi la live, non c'ho fisico di tornare a lei. Ok, era giusto. Mappa dei segreti. Ok, molto carina sta cosa. Infatti ne abbiamo trovato praticamente nessuno, fa piacere. Ma non mi aiuta a finire il gioco comunque. Mi sfugge chiaramente un passaggio, ragazzi. Mi sfugge proprio.
Vabbè, facciamo sta cosa, chiediamo. Non voglio sta qua tutta la serata. Fatte 4 ore su sto gioco, doveva finire già da un po'. Carino, perché da me è piaciuto, non dico di no. È un po' formulaico, se vogliamo dire. Però è carino, si lascia giocare. Ma mi ha già ricordato dove che stava il tizio dei suggerimenti all'ingresso, tipo. Era in più stanze, ma non mi ricorderò mai dove. Ah, vediamo dove ci sono dei segreti qua, per dire. No. Ma niente. Nella stanza chiusa lì, ovviamente. Buonasera con Cima, buonasera. Lo sapevo già! Sì. Madonna, mi stai tutte cose che già so. Per rompere la testa della cazzo di fata vi serve una batteria. Lo sto odiando pure questo che dai suggerimento. Ah, non mi dice più niente? Non posso dargli altri soldi? Cioè, è incredibile, una volta nella vita che io decido di usare i suggerimenti in un gioco non servono. È meraviglioso tutto ciò. A meno che io non possa rompere la capoccia della cosa in un altro modo che mi sfugge. Però è palese che ti dice le sirene del mondo sommerso, maledizione, è quello che mi manda al manicomio. Usano le stesse batterie del pinguino, però quello serve per il pinguino forse, è un passaggio successivo. Può essere pure, serve per far spostare il pinguino. E allora come la rompo la testa di quella fata? Torniamo là, magari sfugge qualcosa a me. Torniamo lì. Anzi no, voglio vedere sti segreti qua. Nella sala del trenino no, perché non ho capito che devo fare. Qua ce n'è qualcuno? In teoria sì. Ma questo è chiuso? Ma ci siamo mai entrati qua? Ma davvero fai? Non ci siamo mai entrati, ma è un postaccio. Ma do il tempo che ci mette a... Non si fosse intuito, i combattimenti non sono esattamente l'aspetto migliore di questo gioco. Io ho pure finito di coppe e fa sta cazzata, perfetto. Sta qualcosa qua dentro affinché questi non si levano dai maroni. Diventa un problema. Accendiamo la torcia, che c'ha ragione Lucas. Ancora non è morto. Ok, magari riusciamo pure a quagliare qualcosa, eh.
Dobbiamo fare sto totale qua. Allora, Haunted Hilltop Stuffed Toy, Classic Rock Country Rubber Doll e Fairy Tale Town Action Figure. E poi dobbiamo metterlo probabilmente nella casa, nella, nel registratore di cassa e ottenere qualcosa in cambio. Va bene. Allora, simpatico. Questo è il pupazzo del cotto. È 06 e 15. Chi se lo segna, gli voglio bene, dai. Segnatevi 06 e 15, Corvo. Non credo sia questo. Questo deve essere quello, aspetta. Classic Rock Country Rubber, ah no, Rubber Doll. Quindi forse no. Aspetta. Questo è Rubber Doll. È di plastica questo. Aspetta. No, allora questa segnate. $10. Poi ci abbiamo Haunted Hilltop Stuffed Toy e l'action figure. L'action figure erano queste, mi sa. 4 e 4, vabbè, 14 e 40, fino a mo' è facile. Qual è mo' quella di Haunted Hilltop Classic Figure? Questo con la testa di zucca, mo'. Non ne ho idea, ragazzi. Non ne ho idea di quali siano sti cose. Haunted Hilltop Stuffed Toy. E sarà quello con la zucca, però c'è, c'è in versione piccola. Ho pure cliccato male sul, sul medikit invece che sul... Questa è di gomma, non vale, deve essere questa. Quindi sarebbe 19,90. Non c'è il 9, non c'è lo 0, non può essere. Scusami, questo è quello sicuro. No, non era questo. Non era manco questo, era questo? No, qual è la rubber doll? Quello con le alucce o quello senza? Classic Crow Country. E che ne so qual è il Classic Crow Country? È questa, ok. $10. Poi, le action figure erano queste. No, aspetta. Ma oh, qual è? Sono action figure pure queste, però. Le odio tutti. Fairy Tale Town. Ok, l'action figure è quella con le ali da fatina. Quindi erano queste. No, questa. Quindi 14 e 25. Quindi se questo è quello giusto, 14, 25, 19, 75. Okay. Oh! Ok, ne valeva la pena. Abbiamo tre colpi in tutto. Ma questa non ho capito se serve a qualcosa. E ho finito con i segreti, sì, ok. Possiamo aprire l'altra porta, però. In teoria c'è un segreto pure
nella stanza di qua. E la musica si è fatta irritante dopo. Non vedo una ceppa, ok. In teoria c'è un segreto nei bagni. Volevo fare esattamente il contrario. Cazzo, se muoio lo rifà tutto il gioco qui. Madonna, che strazio. Stasera ho consumato tutte le munizioni, non mi è rimasto un cazzo qua. Che segreto c'è da stare in questo CS? Non le avevo già aperte queste. È bloccata una pila di vecchie ossa. L'abbiamo usata effettivamente per sgorgare i cessi, però. Chi è che lo diceva prima? Ora devo riempirla di nuovo, però. Maledizione. Dobbiamo riempirla di nuovo. Ma c'è addirittura un segreto nel parcheggio all'ingresso? Davvero? Facciamo che salviamo. Allora, qua c'è un segreto legato a sti cazzo di treni, ma io non ho capito che farci, mi sono stufato di provare. Probabile che tu debba in qualche modo riprodurre sto treno qua facendo partire queste, no? Però questi non si fermano, cioè non puoi fare più niente. Arriva qua e passa all'altra parte. Che non lo posso fermare, quindi non capisco qual è la... in che modo io posso interagire con questo coso. Ora se devo andare a rimettere l'acido dobbiamo tornare nel dungeon. No, abbiamo trovato piano di so... Ah cazzo, aspetta. Ah, no, è ancora piena di acido, ok. Perché non la possiamo più riempire là, ci abbiamo fermato la derogazione. Mi sono appena ricordato sta cosa. Torniamo al teatro. Mi sfugge qualcosa al teatro, è l'unica cosa che non capisco. Non si può più vivere sto posto. Però io non capisco, c'è un'indicazione che dice palesemente le batterie sono esplodono se le bagni. Ok, lo dice palesemente. Non può mica essere un cazzo di caso. Sta porta qua pure dice. La porta dell'Ocean Kingdom qua, che... È legno molto vecchio, comincia a frantumarsi, non esattamente sicuro. Ma come ci entro lì? Sono queste due robe che non riesco a fare e i suggerimenti non mi aiutano, tra l'altro. Con le buone maniere, ho capito, era la soluzione più stupida. E quindi sta roba delle batterie non capisco che senso abbia, però. Beh, non posso farlo, devo... Non diceva di scioglierlo con l'acido, scusa, sono pazzo? Thank you.
Non dicevo il suggerimento, non dicevo di romperlo con l'acido la testa della fata. Sono pazzo? Questo mo sarà una roba farlocca? Ovviamente. Non capisco. Non capisco. Rileggiamo, risentiamo il suggerimento. Non è quello che sto cercando di fare da un'ora, giuro che non capisco. Per andare a cercare una guida, perché il suggerimento che mi dà lui non funziona e sta cosa mi manda al manicomio. Non lo posso usare, posso solo aprire la cazzo di fontanella e non capisco che ci devo fare. Aspettiamo 6 ore, ma non si scioglierà mai. E c'era quel riferimento alle batterie che non può essere un caso. Vabbè. La pazienza può anche avere un limite. Allora. Krogank. Fairy Head. Non è questo piano. Cerchiamo Gold Key magari. Beh, pare che si possa ottenere un lanciafiamme, che è l'altra alternativa. Vaffanculo, vabbè, è proprio, come si dice, moon logic da avventura grafica sta cosa. Perché non va bene che io l'acido glielo versi direttamente in testa con le mani, come posso fare tranquillamente da qua, ma a quanto pare c'è un sistema in cui posso far entrare nei tubi dell'acqua in qualche modo l'acido e farglielo piovere in testa. Posso dire non benissimo? Sono troppo pignolo? Ok, dove però qua? E ci stanno questi qua. Hai visto la clip che le fate più di una? Ho visto quella di bomba che precipita.
Ma dammi delle munizioni, cazzo. Che fatica. Ma che, dove precipitavo io? No, allora non ci ho fatto caso, scusami, ma non... E adesso dobbiamo finire il gioco con due cure, fondamentalmente. Con due cure e senza munizioni. Non è bellissimo? No, prima di andare all'ufficio di tizio, andiamo a quel coso nella zona acquatica lì. C'era la stanza in fondo lì. Ah, ok. Giusto. Si era vagamente capito. Mi servono quelle. E qua il gioco c'ha la difficoltà adattiva. Mi ha dato un, mi ha regalato un gemmo. Ok, qua dobbiamo chiedere aiuto alla tizia lì. A cui che ci aveva detto se mi serve aiuto, fammi sapere, giusto? Ma dove cazzo stava? Non sono in condizione di ricordarmi le cose oggi. Era tipo in una zona di carico. Delivery garage, ok, era qua. Giustamente pure vicino. Ci arrivo mai vivo a mezzanotte comunque. Sono già stracotto adesso, non riesco. Gentilissimo, ok. Non ho dormito bene, non ho dormito banalmente, né bene né male. Forse era meglio salvare. Ci ho messo il cappello da capitano di lungo corso. No, salviamo, che mi ha detto che potrebbe essere pericoloso. Devo capire da che lato sto, però. Madonna. Non mi colpire, non mi colpire, non mi colpire, non mi colpire, non ti incastrare. Ma pure il veleno lì davanti ci devi mettere, ma sei veramente infame.
quando non riesco a dormire cerco qualche documentario. Ti sei perso l'inizio della live. Mi sono sparato un'ora e mezza di video di su James Rolfe. Ma non serve a niente. Perché poi. Ho pasturato fino all'ora di alzarmi. Ho fatto bene a salvare. Non ha funzionato. In genere guardo un video qualsiasi e mi addormento dopo mezz'ora al massimo. Stanotte non ha funzionato. Ho scelto un video troppo appassionato. No, non Satira non è proprio alterato di provare cose nuove che non siano Elden Ring, caro. Non ha proprio senso. Quei giochi là si proveranno quando saremo una serata horror, come si deve. Diventa troppo uno spreco poi. Dove porta sto coso però? Eccole le sirene, mortacci sua. È viola, non mi convince. Dove ho salvato, vi ho capito, ho capito, però è viola, non sono viola i medikit, giusto? Sono verdi. Questo è chiaramente un trappolone. Dobbiamo trovarne una con la batteria, qui togliere la batteria? Che è buono comunque, però non è la batteria che cercavo. Dobbiamo fare sto gioco a gioco un po' alla volta, ok. Le facciamo tutte e quattro a sto punto. Passa Pamaron. Ora dobbiamo solo scendere di sotto. Caricare la batteria per risalire, metterla nel pinguino, in teoria dovremmo arrivare alla parte finale del gioco. In teoria. Un po' la palla sul sistema. Questo enigma qua. Questo è vuoto, ovviamente. Vabbè, alla fine non serviva. Va buono. Come ci torniamo indietro però? Abbiamo aperto la porta? Dove è andata la tizia qua? Non benissimo.
Io sospetto sempre del tizio lì, del poliziotto lì. Veramente quando non riesco a dormire voglio guardare una cosa per dormire, metto le live. No, a me in genere va bene tutto, io comincio, basta che chiudo gli occhi e mi addormento in genere. E ieri proprio non c'è stato verso, diciamo. La musica non funziona perché la musica mi metto, o mi concentro a sentire la musica, o mi distraggo, però comincio a pensare, a sbagliare con la testa ed è peggio. Allora, abbiamo una cazzo di batteria, mi serve un ascensore. Quindi torniamo al delivery garage. Perché c'è questo silenzio improvviso però? Lo noto solo io? Andiamo a salvare. Il mostrone qua se n'è andato? Sì. È chiaro che è cambiato qualcosa. È cambiato lo stato del mondo di gioco. Non è mai buon segno. I colpi della Magnum ce li teniamo per un eventuale boss finale. Ah, non dobbiamo andare nell'ufficio di Sarcazzoli. Molto male. Dobbiamo andare nell'ufficio di Tizio, cioè abbiamo la porta, la chiave dorata finalmente. Qual è la via più breve? Dobbiamo salire da là? Quindi destra e poi non c'era sta roba un secondo fa, però. Non benissimo. Madonna mia! Li odio sti cose, non li vedrò mai. Non li vedo mai. Le canzoni lo fai e non ti rilassano? No, io la musica la devo sentire. La musica come sottofondo così non mi innervosisce più che altro. Odio tutti. Almeno ho beccato il posto giù. Un altro di questi. Finalmente siamo in questo cacchio di ufficio di Crow. Perché ne prendi solo uno? Perché? Perché? Cioè, sono, non ha alcun senso. Non ha alcun senso che tu ne prenda solo uno. Tecnica numeri della produzione di carri armati durante la seconda guerra mondiale. No, non mi devo annoiare, però. Cioè, non mi funziona così. Cioè.
Oh signore, che sta roba, mo. Control Room Elevator Switch Number Code. Il mio primo è in Grinner, ma forse in Goblin. Può essere sia la I che la N. La seconda è in Guest, ma not in Paddle and Spindle. Quindi è la G. O la T. La mia terza è in Lumber and Goblin, ma not in Paddle. Lumber and Goblin, ma not in Paddle. La O non è. La E non è. La B. La mia quarta si nota solo per la sua assenza. Che tipo zero sarà. Ma sono lettere o sono numeri? Guardami, devo capire qual era. È questo? Questa statua? Interamente d'oro. Jacqueline Crowe. Madre e moglie adorata. Ok. Non ho molte cure, però diciamo le cose come stanno. Sto coso proiettore. La descrizione di tutti i mostri. Simpatico. Ah, questi. Ah, questo è Spindle, ok, sono. Ah, ma quindi forse i numeri dobbiamo cercare, madonna, devo segnarmela sta cosa. Poi piacendomi la storia, preferisco robe sulla produzione, tipo il programma come è fatto, oppure guardo robe statunitense trash come spia dal ristorante o cucine di Gordon Ramsay. Dobbiamo segnarci i numeri. Io non avevo voglia di faticare stasera, però va bene il gioco. Va bene il gioco. Allora, 3762 guest. Goblin è 1739. Spindle. 6413? Si legge benissimo 643. Lumber, sono quelli grossi. 1347? Grinner 5592. Quanti sono? Paddle 3973. Ok. Quindi la prima in Grinner ma anche in Goblin. Grinner e anche in Goblin. 5592 9. La seconda in Guest. Ok, ma non in paddle e spindle. Il 3 c'è in paddle. Il 7 c'è in paddle, perfetto. Il 6 non è in paddle, ma è in spindle, quindi il 2 deve essere. Sì. 9-2. La terza è in Lumber and Goblin. But not in paddle. Lumber e goblin. Goblin e lumber. Quindi 1, 3 o 7. 4, 1, 3 o 7. 1, 7 o 3. Ma non in paddle. 1.
E il numero mancante credo sia lo 0, che 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi pure l'8 manca. E allora sarà l'8 perché non c'hanno lo 0 i tastierini di sto gioco. Credo. Ah, non ho letto degli acufeni. Gli acufeni devono essere veramente una scocciatura. Ti sono umanamente vicino. Una roba che mamma, che sì, che credo che soffrirei molto anch'io. Ah, qui sono delle munizioni, però cazzo, la pigliale. Io pensavo di finire questo in un'oretta e fare altro fino a mezzanotte, ma mi sa che di sto passo. 9-2-1. Parlando col mostro, qua con 9218 abbiamo detto. Non credo fosse il caso di andare per il sottile. Ottimo. Ah, quindi mo si è aperta la roba al centro lì. Però devo scendere, caricare la batteria e metterla nel pinguino adesso. Set floor panel code 1, 2, 3, 4, 5, 6. Floor panel code. Ah! 1 2 strano sta 3 4 5 e 6 carino. Buonasera Elma, dicevo. Ti sei abituata, se ci si se mi fai se mi dice che ci si che ti ci puoi abituare, non mi viene un modo a dirlo meglio, già un po'. Allora, dobbiamo scendere di nuovo a caricare la batteria. Non ricorderò mai in quale delle stanze si carica la batteria. In quella là. Immagino, ok. Quindi ascensore. Mi conviene pigliare questo ascensore qua, passando per la zona infestata qua, o no? No, conviene scendere sempre, secondo me. Però vorrei salvare, santi numi. Rischio di morire come uno scemo. Da qua io devo andare dritta di qua e aia tacci tua, ma c'è un oggetto a terra qua? No, rischiamo di morire che non salvo da un secolo, porca miseria. Ok, qua dentro però è qua. No? No, è l'altra. Okay. Ah, che strazio.
Sai che sta riempendo la batteria? Che è più di dettagli però sto giochino. Diciamo la verità. Diamo accesa perché dice. Mi devo curare però. Porca zotta. Ora. Dobbiamo tornare all'ingresso. Prendo il primo ascensore che trovo. Così salviamo pure. Ah, qua posso salvare però, giusto. A fagiolo proprio. Allora, sì. Devo uscire e andare lì. C'è un po' di segreti che non ho preso. Non so se ho voglia di perderci te. Però potrebbero essere munizioni e cose utili. Avendo salvato quasi quasi. In teoria c'è un segreto qua. Ma non ci torno manco morto qua. Sto sopponendo te ne. Ho capito che posto era, non ci penso proprio. In teoria pure qua nel corridoio, da qualche parte. Se devo capire com'è l'indicazione è tipo girando di qua. Accanto all'ingresso del maniero qua. Che nervi sti cosi. Ok, era questo? Non era questo. Ho già suonato la campana. Cosa non vedo? Questo è l'altro ingresso della cripta, no? Quindi in teoria dovrebbe stare, ecco, pure dentro la villa là ci dovrebbe stare una cosa. Però non capisco se la posizione è indicativa o no. Perché l'ingresso è quello. Questo l'avevo letto. Boh. Vedo niente qua. Però possiamo pigliare delle robe, delle munizioni per il pompa qua dentro, credo. Cominciamo a stare un po' scarsi. No, è un medikit grosso. Non so se sono contento di averlo trovato al posto delle munizioni. Ok. Boh, e niente. Facciamo che andiamo avanti, se no usciamo pazzi. Oh no, il buio più totale però. Che cazzo? Chi è che mi ha sparato? Scusate, vado a salvare. A quanto pare risolvendo questo enigma si ottiene un lanciafiamme.
però non ho idea di come si fa. Ciao Delta, buonanotte. No, beh, è un problema sporadico quello del sonno, però grazie per i consigli. Mi capita di rado, molto di rado, e mai in genere per più di una, due, uno massimo due serate di fila, proprio. Vabbè, mi hanno sparato prima, sono pazzo. Non capisco se è buono o no questo. O meno. Ah, gliel'ho lanciato forse il pinguino contro. Può essere? L'app per Elden Ring non fa dormire. L'hype c'è tutto, Però sai com'è? Arrivarci sfatto e stanco non è esattamente il male. Ma il tizio della macchina è ancora vivo? Dai, è chiaramente uno stronzo il poliziotto con la bicicletta, dai. È palesemente uno stronzo. Fatto bene a venire. C'è ancora qualcosa da prendere qua dentro. No, le scarpine per la bimba. Porca vacca! Per la fi. Minchia. Ok, adesso possiamo scappare un po' più, un po' più veloci, mi sa. Giochi domani con calma. Io ci giocherò 10 minuti prima di crollare, però volevo farla sta minchiata. Cominciate a pensare se lo finiamo entro 10 minuti, 20 minuti, che facciamo fino a mezzanotte. Accetto suggerimenti. Io non credo che ci durerà un'altra ora, sta gioco. Spero. Va a durare 4-6 ore. Siamo già a 7 passati. No, niente che comporti scaricare giochi nuovi e altre. Robe che abbiamo già. Non hanno tutti S3, cioè. Eccolo. Quindi eri uno stronzo e sei morto, Gli hanno sparato. Ok, quindi non era lui lo stronzo. E chi era la tizia allora? 05061. Allora, questi sono gli ingressi che vediamo da fuori, quei tubi che vediamo da fuori. Vabbè, siamo all'epilogo per forza, c'è direttamente il gioco qua, c'è l'ultima stanza qua. Oh, non mi complicare la vita all'ultimo. Le scintille fanno accendere l'olio dall'interno, se succede dagli un colpo per disperdere l'olio, la fiamma si spegnerà. Ma ci devo sparare, posso mica sprecare le munizioni per sta cosa? O se voglio aprire la 5 faccio questa?
Qui c'è un altro medikit grosso, però. Vale la pena? Non lo so se vale la pena sprecare un colpo di pistola per avere un kit di cure in più, sapete? Non sono convinto. Ma i numeri a che corrispondono? Io questo non mi è chiaro. Ah, lì ci sono le munizioni per la pistola, però, cazzo. Ah, il numero di cose accese. E vabbè, ma devo usare troppi colpi. Possibile che ci sia una soluzione migliore? Scintilla, dice, no? Perché io mo sparo questa. E si apre questo. Però come faccio a far aprire quella, mo? Perché... dovevo fare tutto un altro giro, dovevo fare. Se voglio prendere anche le munizioni con la pistola. Perché se sto qui dentro con 6, poi come esco dall'altra parte? Non esco più con l'altra, dall'altra parte. Prima le sono giocate queste. O si possono spegnere, se ho capito bene. No? Ma mo posso consumarti 3 colpi per fa sta cazzata? Su 11 che ne ho? Ho chiaramente sbagliato il conto in qualche modo, eh. Ne sono consapevole, però che già fa? A meno che non possa aprire quella. No, quella è 2. Ok, niente. Boh. Auguriamoci che le munizioni della Magnum basti. Sei tu lo stronzo. Non è lui. Eccoci qua, è stato l'altro tizio, ok. Marvin. Ah, ok, giù. Quindi che le è successo a lei? Qualcosa l'ha afferrata e ha trascinata nel tubo. Ok. Ed era pieno di mostri. Ok, abbiamo scoperto che non sono malvagi, non vogliono ucciderci, vogliono comunicare. Ah, finisce così?
farò ciò per cui sono venuto qui, cioè qui c'è da fare uno scontro finale di qualche tipo. Ma curato, immagino. Ok. Dove cacchio siamo finiti? Ah, ma è una stanza sicura questa. E dove salvo? Così, ok. Col becco di Bunsen. Ah, ma forse qua c'era Crow, ha vissuto qua. E c'ho un medikit nel forno a microonde, ok. C'è una tuta. Una tuta. E mi conviene sprecare 4 munizioni per rompere questa. E poi ho finito le munizioni, non benissimo. 6 di pompa e 3 di magnum. E 6 di magnum. Ah no, sono, aspetta, sono 8 di pistola e 4 ancora. Mi conto là che non ci sia altro da prendere. Sono esperimenti. Okay. Ho fatto anche la doccia dopo esserci lavata la faccia. C'è un ascensore bloccato con una con un'ascia piantata dentro. Qualcuno non voleva. Ok, quindi ho posato tutto quello che c'è nell'inventario, ho tenuto... Guarda che figata che ha effettivamente posato gli oggetti che aveva in tasca sulla scrivania. Non è mica scontata sta cosa. Tutti gli oggetti, vedete. Siamo chiaramente alla fine.
Li salvo a sto punto. È un indizio, è un indizio. Oh. Cosa sei diventato, però? Ellen Marshall, Heather Crow. Quanto tempo è passato? 2 anni? Non ci siamo mai incontrati. No, da quando sono rimasta infetta? 2 anni? 2 anni da quando ho chiuso il parco. Quindi lei è la ragazzina, la ragazza che è rimasta morsa lì. Ti offrirei da bere, però. Quanti anni hai ora? 18? Ancora no. Quindi effettivamente è una ragazzina lei. Eppure sei arrivata fin qui. Sei davvero molto testarda. Bene, mi dai una speranza. Come ti senti? Male, stanca. Non sono riuscita a togliermi l'infezione. E sta peggiorando. Ovvio. Devo dire, mi solleva che tu abbia lasciato l'ospedale abbastanza a lungo per... Non è andata così. Sono fuggita. Vedo, sei molto determinata. Tutto questo perché vuoi uccidermi, suppongo? No. Sono venuta qui perché volevo dirle una cosa. Faccia a faccia. Voglio che lo sappia. Vai avanti. Signor Crow, io morirò per questa infezione. Abbiamo provato tutto, nulla, non funziona nulla. Mi ucciderà. Ma non avevo capito che ce l'ha anche lei? La stessa infezione? Ovviamente, chiunque sia stato esposto agli ospiti l'ha presa. Naturalmente io sono stato il primo. Quando il primo ospite è emerso dalla vasca, ho provato ad aiutarlo. L'ho messo in una cella di contenimento al piano... insomma, al piano terra. Per monitorarlo più facilmente. È lì che sono state attaccate. Esatto. Portare gli ospiti sulla superficie è stato un errore. Ma lei sembra... ha messo peggio di me. Sono solo uno stadio più avanzato. La mia esposizione continuata agli ospiti ha accelerato il processo. E oggi, insomma, questa tua... bravata sanguinaria potrebbe avere lo stesso effetto su di te. Oddio. Sembra grave, ma come ci si sente quando diventa così? Non ti mentirò. Ti ricordi quando la tua famiglia mi ha chiesto di pagarti le spese mediche? Sì, la ritengono responsabile perché sono stata ferita nel suo parco. Ma lei non l'ha mai pagata. Il mio avvocato sta cercando di portarla in tribunale. Sì, è stata una scelta deliberata da parte mia. Sapendo la natura della tua malattia, sapevo che non c'era nessuna cura in ospedale. Aspetti, ma c'è una cura, l'ho creata io. Lei, ma come? Ho dovuto, come dire... Insomma, studiarle. Ho studiato lì. I batteri infettivi sui corpi defunti degli ospiti. Nuovi tipi di batteri che nessuno conosce. E quello è il problema. Non mi stupisce che i dottori non abbiano potuto nulla. Quelle ampolle del laboratorio? Esatto. Hai la cura con te in questo preciso momento. 5 ampolle per curare 5 persone. 5? Harrison e Marvin sono morti. Quindi restiamo tu. Io, Natalie, Tolman, Julie e Arthur. No, devo scegliere uno da non curare. Sono 6 persone, non ne ha appropriati abbastanza? Ti sbagli? Ah, ok, io non la prendo la cura. Capisci dove siamo adesso? In quella che chiama la vasca? Esatto. E sporgendo dalle sue profondità ci sono le 7 radici. Ciò che ne resta dopo anni, insomma, di tagli per raccogliere l'oro. Esatto. Len, guardami, ascolta. La vasca è un passaggio.
e gli ospiti sono esseri umani che hanno provato a viaggiare attraverso di esse e sono emersi qui. Perché hanno quell'aspetto così, come dire, rovinato, sfatto? Perché ho speso gli ultimi 10 anni a smontare il meccanismo di quel passaggio. Non capisco. La vasca funziona ancora tecnicamente, ma grazie a me è altamente, come dire, difettosa. Vedi, le radici sono una sorta di antenna di calibrazione, necessaria a trasportare accuratamente e sicuramente chi attraversa la vasca. Ma da dove vengono gli ospiti? Cosa c'è dall'altro lato della vasca? Lo scoprirà lui? Ora capisci in che modo i miei scavi hanno causato le mutazioni degli ospiti. Capisci anche che le mutazioni sono peggiorate, man mano che io tagliavo più radici. Gli esseri che emergono dalla vasca adesso hanno stento sembianze umane. Molti non possono camminare, nemmeno, e figuriamoci parlare. Ma il primo ospite che è emerso dalla vasca tempo fa era il meno mutato. Sì, lui poteva parlare. A stento. Mi ha detto chi era e perché era venuto. Io l'ho scritto parola per parola su un foglio di carta. E poi sono tornato a raccogliere le radici. Nessuno spirito successivo era in grado di parlare, è stato in grado di parlare. Ora comprendi perché ho deciso di non prendere la cura? Mi manca poco tempo. Prima di morire, devo osservare ciò che ho creato. Vuole superare varcare la vasca? Dammi la mano. Cosa? Prendi. È un pezzo di carta. Ah, c'è scritto il... Cosa ha detto il... Secondo me sono tipo stesso d'oro. Quello che hai in mano... Ora che ce l'hai tu, io vado nella vasca. Ma verrà mutato, la ucciderà. È una fine degna. Magari se sono fortunato, potrei cogliere uno sguardo di ciò che c'è dall'altro lato. Un'ultima cosa da chiederti, Helen. Se per qualche motivo riemergessi dalla vasca, voglio che tu mi uccida, quindi sarò il boss finale. Ma se riemergessi, non sarò in condizione di continuare a vivere. Capisci? Addio, Helen. Un brindisi a te, al tuo futuro. Ah, grande! Cosa mai potrebbe andare storto? Vaffanculo, però. Mica l'avevo visto questo. No, bella. E che diamine, che strazio! Non si possono evitare queste trappole, devo farle saltare con la pistola. Helen. Zitto. Non lo voglio sapere. Helen, tu. Tu l'hai promesso. Uccidere. Sì, d'accordo. Ma posso leggere il messaggio sul foglietto, scusa? 2106, rovina inabitabile. Ah, nel 2106 la terra è morta, è distrutta, è diventata una rovina inabitabile. E allora dall'88 sono tornati venuti avanti del futuro, tipo qualcosa del genere, per avvisarci di fermare il climate change. Immagino sia quella l'idea. Ok, è finita, non resta che una cosa da fare.
Perché non spari? Magari c'era un altro finale, ma mi piaceva questo. Ma è angosciantissimo il finale, che comunque c'è, cioè, sto messaggio che ti dice nel 2106 la Terra è devastata, che fai? Puoi farci qualcosa? Porti sto fogliettino a qualcuno, ti credono e cambia qualcosa? Che cambia? Carino il finale, devo dire, non me l'aspettavo, più interessante del previsto. Bel giochino, dai, un po' dovuto formulare con alcune cose, un po' troppo scomodo il combattimento, ma anche molto curato in diverse cose. Io non so se ce la faccio un'altra ora sveglio, però ve lo dico apertamente, se non tiriamo fuori un'idea geniale per resistere un'altra ora, è più probabile che me ne vada a dormire e ci becchiamo domani sera. Scenetta post crediti? Perché non vi vedo particolarmente vispi nemmeno a voi. Magari è la soluzione migliore. Ah, carino, molto Resident Evil. E formare abilità. Potremmo provare a fare apa. Un'altra, potremmo provare ad aiutare qualcuno a uccidere Mog. Il problema è che io non mi ricordo un cazzo di Mog. Però ci potremmo provare. Perché poi gli albinauri, fammi capire? Quelli fuori da Mog, dici? Potremmo provare a vedere se c'è qualcuno da aiutare. BPU, affanculo, me lo merito. Se non avessi dato gli suggerimenti, né? Però BPU lo prendo bene, lo prendo da certo. Non ti ha evocato nessuno? Strano, oggi stanno tutti a fare quello, stanno. Ho sbloccato Crowbar, B-Rank, che non so cosa sia. È proprio un piede di porco? Ah, sono altre modalità di gioco? Vabbè, bravi però, dai, bravi. Che gli posso dire? Bravi.